Abbiamo appena avuto in questa sala un incontro dedicato alle startup e soprattutto all'ecosistema delle startup, alla filiera e a tutti gli attori che sono coinvolti nella costruzione di imprese, imprese tecnologiche ovviamente. Una cosa che abbiamo scoperto, che ci è piaciuto molto scoprire, è che intanto Roma, come forse non tutti sanno, è un luogo dove si può fare impresa, si può fare imprese innovative, perché ci sono gli spazi, ci sono gli incubatori, ci sono i mentors, cioè quelli che supportano la costruzione di imprese, e soprattutto ci sono anche dei fondi. Tra tutti i partecipanti al panel di oggi abbiamo capito che più o meno per l'anno in corso ci sono circa 15 milioni di euro di finanziamenti disponibili per nuove imprese, e questa ci sembra una notizia bella e interessante. Quindi è vero che è un momento difficile per il paese, però come sempre un momento di crisi può essere anche un momento di grandi opportunità, e quindi mi auguro che molti giovani vogliano cogliere questa opportunità. L'impresa innovativa parte sempre da un'idea, una buona idea. Troppe volte in un paese come il nostro, dove la cultura di impresa è molto scarsa, alcuni giovani si frenano a priori pensando che la loro idea sia troppo buona o, peggio, troppo poco proteggibile dalla coppia. Questo è un errore mortale. Se avete un'idea, mettetevi in gioco, raccontatela, diffondetela, provatela, sperimentatela, fatela diventare un'impresa, perché poi un'impresa si può proteggere, un'idea non è proteggibile in nessuna maniera, non vale nulla fin quando non diventa qualcosa di concreto. Buttate il cuore oltre il muro, perché, come amava ripetere un mio amico, si può fare. In Italia, soprattutto in questo momento, apparentemente, dico apparentemente perché in realtà non è vero, ci sono più capitali pubblici che capitali privati disponibili all'investimento. In realtà non è così, e peraltro ci auguriamo che il governo, che prima o poi avremo, diciamo, implementi quanto previsto anche nel decreto crescita 2.0, soprattutto per quanto riguarda il crowdfunding, quindi sostanzialmente agevolare il fatto che anche privati cittadini, non solo investitori privati con dei mezzi, possano investire con profitto, soprattutto tramite strumenti di defiscalizzazione degli investimenti in imprese innovative.